Dunque, eccoci oggi a parlare di smart editing. Smart, questa parola che forse a volte viene un po' troppo abusata, ma in questo video tutorial, in questa serie di video tutorial, ti voglio raccontare il mio modo di vedere l'essere smart per quel che riguarda l'editing in QGIS. Per me il concetto di smart è semplicemente tutto ciò, tutto quell'insieme di funzioni che mi consentono di effettuare la mia attività lavorativa in maniera più veloce e precisa e quindi andare a migliorare quella che è la produzione e la qualità del mio lavoro. Di cosa andremo a parlare oggi? Dunque, essenzialmente oggi andremo a parlare di quelli che sono le attributes form, cioè quella tab all'interno delle properties di un vettore che magari non tutti conoscono, non tutti usano, ma che è un diciamo, piccolo scrigno di tips, di funzionalità che dal mio punto di vista rendono molto più agevole l'editing e quindi la produzione di dati vettoriali, utilizzando ovviamente QGIS. L'attributes form in particolare ci consente di andare a settare una serie di funzionalità su quelli che sono i field, quindi i campi del vettore che stiamo andando a riempire di informazioni e noi ci andremo a concentrare appunto su quella che è la personalizzazione dei campi della FAT, della Feature Attribute Table e la creazione di form di inserimento dati. Allora, il mio obiettivo è fare in modo che questi tutorial durino, insomma, al massimo 5 minuti, quindi probabilmente ci saranno più tutorial, sarà un filone, una sorta di miniserie in cui andremo a costruire un piccolo percorso. Quindi, detto ciò, finita questa intro, passiamo alle cose più concrete. Quindi andiamo a vedere QGIS. Dunque, quello che andremo a fare oggi è la digitalizzazione del tracciato di una rete di drenaggio urbano, quindi una rete fognaria. Essendo ingegnere civile ambientale, ogni tanto mi piace riprendere in quelli che sono i miei video o nei miei corsi qualcosa attinente a quello che è il mio background personale. Dunque, facciamo una serie, diciamo, di supposizioni. Siamo in una condizione in cui qualcuno ci ha passato quello che è il tracciato della rete fognaria che ha progettato, quindi conosciamo una serie di informazioni come quote, le posizioni di quelli che sono i vari, diciamo, elementi puntuali, chiamiamoli così, le tratte dove vanno posizionate, quindi le varie tipologie anche di condotte che vengono utilizzate. Quindi facciamo insomma una serie di ipotesi generali perché insomma ci interessa vedere come si fanno determinate cose. Il tratto di strada che andremo a considerare è questo qui, con le sue diramazioni laterali. Ovviamente non è che andremo a rifare tutto per filo e per segno. Quello che ho preparato è un set di dati all'interno di un JPackage in cui sono presenti le tratte, quindi quelle che sono le varie sezioni della nostra condotta, i vari elementi della condotta, la lunghezza, la pendenza, il tipo di materiale. L'ho riempito questa tabella attributi con informazioni così generiche giusto per testare. Il diametro, se è presente in una strada pubblica o meno, la messa in posa e la data di inserimento del dato nel database. L'altro fa riferimento invece a quelli che sono gli elementi puntuali, quindi gli elementi puntuali, ad esempio una caditoia e eventualmente quella che è l'immagine annessa a quella che è la caditoia insieme con quelle che sono le coordinate. Ora, come facciamo a inserire in maniera, diciamo, tradizionale, le informazioni? Attiviamo una sessione di editing, ci poniamo da qualche parte di nostro interesse, tracciamo quella che è la nostra linea e a questo punto iniziamo a campire manualmente quelle che sono le informazioni che dobbiamo inserire in questa che è praticamente il form autogenerato da QGIS.
Quindi io scrivo insomma un po' di cose così a caso, giusto per riempire il campo. E a questo punto possiamo cliccare su OK. Viene inserita la nostra informazione. Salviamo e terminiamo la sessione di editing e abbiamo la nostra seconda feature inserita all'interno del nostro database. Ora, immaginiamo di dover fare questo per n tratte per tutta l'area di nostro interesse, insomma è un'attività abbastanza lunga e macchinosa. Per cui quello che ci consente QGIS è bypassare queste procedure un po' tediose e andare direttamente a tracciare e quindi riempire in maniera molto rapida la tabella attributi del vettore che stiamo andando a creare. E andiamo a vedere come è possibile fare ciò, partendo proprio dal studiare cosa è la attributes form.